Figlio caro, essere amore significa sfarsi di VB. Mi chiamo figlio caro e disse di chiamarsi Allegen. Un nome abbastanza strano, per cui io continuai a pensare ad uno scherzo, ma non lo era affatto. Intuisco che Maria in quel momento faceva da tramite, in pratica era diventata una medium. Dopo alcuni minuti di conversazione, la voce mi saluta, promettendo di parlarmi ancora in altre occasioni. Maria ritornò in sé dopo aver starnutito varie volte. Mi chiede cosa è accaduto ed io le racconto tutto. Lei dimostra di non essere molto sorpresa del fenomeno. Ammette di avere spesso percepito una presenza dentro di sé che in questa occasione si era manifestata. Da un po' di tempo avevo iniziato ad occuparmi in modo più approfondito del fenomeno chiamato medianità o spiritismo, per chi preferisce. Anche se tra i due termini c'è una notevole differenza nei contenuti. Perciò continuo ad occuparmi della medianità di Maria, cercando di capire quali erano le sue reali potenzialità. Nonostante avessi letto qualche libro, non avevo sufficiente esperienza in merito. Ed ora mi si presentava l'occasione di poter studiare il fenomeno un po' più da vicino. Intanto la situazione con Marilena era diventata così insostenibile da farmi prendere la fatale decisione di lasciare la famiglia per andare a vivere con Maria. Mia moglie non accettava un mio allontanamento da casa. Era disperata. Aveva persino chiamato il prete della parrocchia vicina per convincermi a desistere, ma senza successo. Penso a quella sera in cui, dopo aver parlato per tutta la notte, mia moglie si era sentita male ed io non riuscivo a calmarla e pensavo che non avevo alcun diritto di farla soffrire in quel modo. Commenti. Il medium si scopre medium, non diventa medium. Spesso i sensitivi, non i grandi medium, manipolano le loro facoltà ad uso e consumo del loro io. Dopo il termine channeling, forse è più appropriato chiamare il fenomeno contatto con i piani superiori di esistenza. I contenuti della medianità crescono con l'evoluzione dell'umanità. L'unico libro che nel corso delle vite è necessario leggere, se non si vuole attrarre il dolore, è il libro del nostro intimo. La situazione era diventata insostenibile perché i codici astrali e mentali, tuoi e di tua moglie, avevano raggiunto vibrazioni parossistiche. Le genti nei secoli hanno sempre delegato ai sacerdoti il rimedio per il loro dolore. Adesso molti delegano il rimedio agli psicanalisti e agli psicologi. Grazie alla legge agiscono per il loro meglio. Ma molti ancora non sanno che l'unico rimedio è la loro maggiore evoluzione. Il prete che consigliava Antonio di non allontanarsi da casa avrebbe violentato il passaggio che in quel momento Antonio viveva della sua equazione evolutiva. Per la media evoluzione vale molto il parliamone, perché la mente vive di parole, ma la realtà è coscienza, cioè silenzio.